Ciao a tutti, eccoci giunti a questo nuovo tutorial che riguarda ancora la playlist sulla non normalità dei dati. Siamo quasi agli sgoccioli per quel che riguarda questa playlist. Avremo ancora al massimo, direi, un paio di tutorial. Questo tutorial, di cui possiamo vedere la slide introduttiva, riguarderà ancora i motivi speciali che rendono un set di dati reali non normale. E come abbiamo visto nei precedenti tutorial, abbiamo già esplorato i motivi speciali che possono rendere un set di dati reali non normale e i motivi speciali che abbiamo visto erano appunto il rounding, gli outliers, il subplotting e oggi ne tratteremo due ulteriori che sono anche gli ultimi, ovvero i dati censurati o censored data e i dati selezionati dal processo produttivo. L'ho già detto, ma ci tengo a ripetere che questi motivi speciali fanno deviare dal loro comportamento di dati normali dati che normalmente, scusatemi il gioco di parole, seguirebbero la distribuzione normale, dati che normalmente seguirebbero la distribuzione a campana o gaussiana, ma c'è un motivo che li fa deviare dal loro comportamento, per cui si ottiene, facendo il test di normalità di Anderson-Darling, un p-value minore di 0,05, ma questo non significa però che questo set di dati reali segua un'altra distribuzione diversa da quella normale, come potrebbe essere la log logistic, la large extreme value o cose del genere. Parliamo dei censored data. Prima di parlare dei dati censurati come motivo speciale, è giusto introdurre il concetto di censura in statistica che probabilmente alcuni di voi già conoscono, ma probabilmente altri di voi no, e quindi voglio dare una breve infarinatura di cos'è la censura in statistica. La censura in statistica riguarda i dati per i quali non si sappia l'esatto valore, ma li si conosca all'interno di un intervallo o in una determinata direzione. Per esempio, si parla di censura a sinistra per quel che riguarda un dato o un'osservazione che è al di sotto di un certo valore, ma non si sa di quanto. Per esempio, potremmo parlare di un bambino che ha avuto il morbillo prima che compisse i 10 anni, ma non sappiamo a che età l'ha avuto, se l'ha avuto a 9 anni, 8 anni o 7 anni. La censura a intervallo riguarda un dato o un'osservazione che è in un intervallo fra due valori, ma non sappiamo esattamente in che punto di questo intervallo. Potremmo pensare ad un partito politico che prende tra il 20 e il 30% dei voti ad ogni elezione, ma non sappiamo esattamente il valore che prende ad ogni elezione. E potremmo parlare di censura a destra per ciò che concerne un dato o un'osservazione che è al di sopra di un certo valore, ma non si sa di quanto. Per esempio, una persona anziana che è deceduta dopo aver compiuto i 75 anni, ma non sappiamo se è deceduta a 80, 85, 90 o qualcosa del genere. Ecco, ora che abbiamo introdotto cosa sono i dati censurati, possiamo pensare ad una analisi chimica, come un saggio quantitativo che ci permette di determinare non solo la presenza di certi composti chimici in un intruglio, in una soluzione, ma anche la loro concentrazione in ppm o in parti per milione. Composti chimici con concentrazione al di sopra di un dato LSL, Lower Specification Limit, che in questo caso non è solo il limite di specifica inferiore, ma è anche il limite di rilevabilità. Ponete bene attenzione a questo concetto, il limite di rilevabilità della nostra analisi chimica. E diciamo che i composti chimici che hanno una concentrazione in ppm al di sopra di questo limite di rilevabilità avranno come esito dell'analisi chimica un valore di concentrazione in ppm che avrà un determinato valore numerico. Ma composti chimici con una concentrazione in ppm che realmente è al di sotto di questo LSL, cioè di questo non solo lower specification limit, ma anche il limite di rilevabilità dello strumento, avranno un valore di concentrazione restituito dall'analisi pari a zero. Ora, badate bene che non è che, per esempio, non so, il solfato di rame come composto chimico, se io lo analizzo con un saggio quantitativo e ha una concentrazione di 0 ppm, vuol dire che in quell'intruglio non esiste. Potrebbe esistere, ma è una concentrazione talmente bassa che non viene rilevata dallo strumento, per cui lo strumento lo vede come valore di 0. Ma non è così.
Viceversa, un composto chimico che abbia una concentrazione ppm maggiore del limite di rilevabilità, non so, avrà un valore di 35 ppm. Ok? Ecco, bisogna distinguere bene questi dati, perché i dati con un valore di 0 sono dati censurati, e in particolare sono dati censurati a sinistra, perché il loro valore non è il valore di 0, ma è un valore che è al di sotto della soglia di rilevabilità dello strumento e che noi non conosciamo, e che siccome lo strumento non riesce a determinare, gli assegna di default un valore di 0, ma non è quello lì il loro valore puntuale. Ecco. Per tale saggio quantitativo, per tale tipo di analisi chimica, si evidenziano tre aspetti. Il primo è che la concentrazione di composti chimici con valore al di sotto di questo limite di rilevabilità siano valori censurati a sinistra. Questo l'abbiamo appena detto. LSL non è solo il limite di specifica inferiore, ma è anche il limite di rilevabilità della nostra analisi, potrebbe essere per esempio un 20 ppm, cioè ogni composto chimico che abbia una concentrazione in ppm al di sotto di 20 non viene rilevato dalla nostra analisi, per cui la nostra analisi gli assegna un valore di 0. Per cui 20 è il nostro limite di rilevabilità, fino a un valore di 19 quel particolare composto si troverà assegnato un valore di 0, da 20 in su si troverà assegnato il suo vero valore. Ma è evidente che due composti chimici, uno con un valore reale di 19 e uno con un valore reale di 1, vengono visti allo stesso modo, con un valore di 0, quando in realtà le loro due concentrazioni reali sono molto diverse. Beh, voi capite che il valore di 0 per i dati censurati a sinistra non è quello reale, ma capite anche che se io analizzo questi dati ottenuti in questo modo, facendo un test di normalità di Anderson-Darling, è molto probabile ottenere un p-value minore di 0,05. Perché? Ma perché ciascun valore ottenuto al di sotto del limite di rilevabilità viene etichettato come 0, ma in realtà questo 0 non è il valore reale, ma è un valore diverso che la rilevabilità della nostra analisi non è riuscita a intercettare, non è riuscita a dargli un, diciamo, un quantitativo. Ecco, questi zeri che non sono reali, gli zeri ottenuti dal mio strumento, dalla mia analisi, che io riporto fedelmente in MiniTab per fare il test di normalità, appiattiscono la mia curva reale dei valori, perché al posto dei valori reali ci sono degli zeri laddove quei valori reali erano al di sotto del limite di rilevabilità, e quindi questa curva dei dati, diciamo appiattiti, non si dispone a campana attorno al valore medio, motivo per cui io ottengo, rischio di ottenere un p-value minore di 0,05. Cosa si può fare in questi casi? Beh, si può sostituire ad ogni 0 ottenuto un valore pari alla metà dell'LSL, cioè del limite di rilevabilità della mia analisi. In questo modo, forse, rieseguendo il test di normalità di Anderson-Darling, sarà possibile ottenere un valore di p maggiore di 0,05. Questo accade solo se, avendo uno strumento, un saggio a rilevabilità infinita, quindi che mi permette ad ogni valore, anche vicinissimo allo zero, di avere un valore reale quantificabile, ecco, se quei dati lì, ammesso io di poterli avere, seguissero la distribuzione normale, allora in quel caso otterrei un p-value maggiore di 0,05 rieseguendo l'analisi dopo aver assegnato questo nuovo valore. Diversamente il valore chiaramente rimane al di sotto dello 0,05. Possiamo fare un esempio. Se ad esempio il mio LSL, come ho detto prima, il mio limite di rilevabilità è di 20 ppm, ad ogni 0 ottenuto posso sostituire un valore di 10 ppm, cioè esattamente la metà del limite di rilevabilità. Con i miei 10 ppm al posto degli zeri posso riconsiderare il mio nuovo set di dati, condurre di nuovo il test di normalità ed è possibile, non è certo, ottenere un p-value maggiore di 0,05. Se non lo si ottiene, evidentemente o c'è un altro motivo speciale o i dati effettivamente non seguono la distribuzione normale ma seguono un'altra distribuzione. Parliamo ora dell'ultimo motivo speciale, cioè dei dati selezionati. Noi possiamo immaginare di produrre dei filtri, ok, dei dispositivi filtranti, per ciascuno dei quali misuriamo ad esempio la caduta di pressione, no? In millimetri d'acqua ad un dato flusso di aria che faccio passare attraverso il mio filtro. In condizioni normali i dati raccolti si distribuirebbero a campana attorno al valore medio e quindi otterrei un p-value maggiore di 0,05 in condizioni normali. Ma se noi preselezionassimo i dati, cosa significa preselezionare i dati? Ecco, i nostri filtri potrebbero avere altri tipi di difetti non accettabili per i criteri di accettazione applicati dal controllo qualità. Cioè è chiaro che il valore di perdita di carico è un attributo qualitativo
che deve superare un criterio di accettazione. Probabilmente quel valore di perdita di carico in millimetri d'acqua deve stare tra un valore minimo e un valore massimo. E se il filtro che viene misurato e per il quale viene assegnato un valore di perdita di carico sta all'interno di quelle specifiche, il filtro è buono. Sì, ma il filtro è buono relativamente alla perdita di carico, ma questi filtri devono rispettare altri criteri di accettazione, quali per esempio la presenza di macchie o bruciature. Un filtro che avesse un buon valore di perdita di carico, ma fosse pieno di macchie o bruciature, non andrebbe bene. Capite voi già il perché. Potrebbe esserci assenza totale o parziale della membrana filtrante. Un'assenza parziale di membrana filtrante, un piccolo buchetto, potrebbe portare comunque a una perdita di carico accettabile per il filtro, ma il filtro non sarebbe, accettabile perché se la membrana filtrante è bucata, non filtra bene, non fa il suo dovere. Oppure potrebbe avere perdita di tenuta idraulica. Ecco. Se al fine di prevenire tali difetti, perché i filtri devono superare tutti questi criteri di accettazione, tutti i filtri venissero selezionati dal controllo di qualità prima di eseguire il test di perdita di carico e solo se i filtri passano tutti i test elencati precedentemente, posso sottoporli al test diciamo, di perdita di carico, allora sarebbe una situazione diversa. Ecco, è chiaro che io se lezionassi tutti i filtri prima di eseguire il test di perdita di carico, è possibile che non tutti i filtri passerebbero la mia preselezione. È evidente perché ne troverei qualcuno macchiato, qualcuno bruciato, qualcuno a cui manca un pezzo di membrana filtrante, qualcuno che non fa tenuta idraulica e via dicendo. Ad esempio, su 100 filtri potrebbe essere che solo 76 passino i tre test visti precedentemente e verrebbero passati al secondo step, che è quello della perdita di carico. E quindi io perderei 24 valori di perdita di carico, perché i rispettivi 24 filtri che mi avrebbero generato quei 24 valori di perdita di carico sono stati scartati dalla preselezione al 100% per altri tipi di difetti. Ma è anche vero che se io avessi avuto a disposizione tutti e 100 i valori di perdita di carico, cioè se non avessi fatto la preselezione, probabilmente avrei ottenuto una curva dei dati reali a campana, con un p-value quindi maggiore di 0,05. Quindi capite che la preselezione, pur se ha un fine nobile, che è quello di far arrivare al cliente dei filtri conformi su tutti gli aspetti, su tutti i criteri di accettazione che applica il mio controllo qualità, è evidente che va ad agire sulla distribuzione dei dati, che sarebbe normalmente a campana, come se alcuni dei dati venissero tolti dalla campana in tal modo falsando il test di normalità. Cosa voglio dire? Questa sarebbe la gaussiana dei dati reali se io conducessi il test di perdita di carico su tutti i miei 100 filtri, ok? Ma se io da quei 100 filtri ne scarto 24, perché alcuni sono macchiati, alcuni sono bruciati, alcuni non passano il test di tenuta idraulica, altri hanno la membrana bucata, ecco che alcuni di questi 100 valori di perdita di carico li tirerei via dalla gaussiana, come se io avessi delle, diciamo, delle barre, okay, che mi nascondono, mi eliminano alcuni pezzi di gaussiana. È chiaro che se io faccio il test di normalità sulla gaussiana intera otterrei probabilmente un p-value maggiore di 0,05, ma se io lo faccio il test di normalità su una porzione di gaussiana, cioè su questo pezzo unito a questo pezzo, unito a questo pezzo, unito a questo pezzo, è possibile che io ottenga un valore di p minore di 0,05. Come si può agire in questi casi in presenza di un p-value minore di 0,05? Cioè, se ho ottenuto un p-value minore di 0,05 in presenza di dati preselezionati. Ebbene, innanzitutto possiamo chiederci, ma la preselezione è necessaria? Dobbiamo veramente eseguirla? Ecco, se come è probabile lo è, perché ha l'obiettivo di mandare sul mercato filtri buoni sotto tutti i punti di vista, noi dobbiamo pensare che i dati nella loro totalità potrebbero seguire la distribuzione normale e quindi solo a scopo, diciamo, investigativo, provare a fare il test di normalità senza la preselezione. Cioè io prendo tutti i miei 100 filtri, ok, anche quei 24 che avrei comunque scartato, e faccio il test di normalità, cioè eseguo il test di perdita di carico su tutti e 100, ottengo i miei 100 valori di perdita di carico anche su quei 24 filtri che comunque al mio cliente non arriverebbero mai.
li metterei in minità, farei il test di normalità di Anderson-Darling e proverei a vedere che valore di P ottengo. Ma se in quel caso ottengo sui miei 100 dati un valore di P maggiore di 0,05, allora potrei considerare i miei restanti 76 dati su cui non viene un P maggiore di 0,05, perché viene un P-value minore di 0,05, li potrei comunque considerare normali perché sono stati, diciamo così, preselezionati, sono stati presi a spot da una distribuzione normale. Cari amici, questo tutorial finisce qui. È un po' più breve del solito perché il prossimo sarà molto più robusto, molto più tecnico, perché parlerà delle trasformazioni, la Box-Cox e la Johnson Transformation. E poi faremo un'ultima parentesi sulla Individual Distribution Identification. Ma adesso abbiamo avuto una panoramica completa su quelli che sono tutti i motivi speciali, per cui prima di dire veramente che un set di dati reali non segue la distribuzione normale, avete molte e molte possibilità, avete molte e molte cause da esplorare. Io vi ringrazio di nuovo per essere stati con me, vi invito a mettere un like se vi è piaciuto questo video e vi invito a iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto. Sono molto contento, siamo arrivati a 368 iscritti, siamo vicini al traguardo ambitissimo dei 400 e quando ci arriveremo faremo un piccolo festeggiamento. Grazie di nuovo per essere stati con me, vi aspetto numerosi al prossimo tutorial. Ciao a tutti!